Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Gordon. Non ho mai chiesto questa cosa, ma da oggi partiranno diversi progetti che hanno assoluto bisogno del vostro sostegno. Quindi mettete subito un bel like a questo video, condividetelo con tutte le vostre amiche, perché oggi cercheremo di far capire al mondo intero che cosa vuol dire essere donna. Ebbene sì, questa serie si basa sulle difficoltà reali dell'essere donna e perché molte volte non vengano capite. Quindi ho provato a mettermi nei panni di una donna per un giorno. E la prima sfida poteva essere una sola: 24 ore sui tacchi. Non so se sono realmente pronto a farlo. Tu sei pronto a... Se sei pronto tu, sono pronto anch'io. Allora, partiamo. Dobbiamo andare a comprare la parrucca. Quindi la prima cosa sarà... Perché io non posso usare questa, devo comprare una bella. Anche se questa è molto bella, è stata una delle più gettonate, quindi usciremo con questa. E adesso però diventerò Cenerentola. Allora, sono esce il mattino, quindi la nostra giornata parte da adesso. Ho veramente un milione di robe da fare oggi. Mi sono pentito, sì, mi sono pentito. Prima cosa, andiamo a bere il caffè. Allora, andiamo. Oddio, con quelle gambe un po' larghe, un po' meno. Ragazzi, anzi ragazze, sembra un po' un piede da donna, eh? Vero? Ma secondo me non reggono i tacchi fino a stasera comunque. Potrei prendere l'ascensore, ma no. Io voglio fare... Madonna, raga, ma è... Se dove ti conviene tenerti... Ecco, bravo. Ma volevo provare senza tenermi. Loro lo fanno con... Cioè, quel chianto. Cioè, pensi in discoteca quando devi andare al bagno? Madonna, che poi sei ubriaco. Guarda, 10 minuti di ciglio su, avete già tutto il messo di solidarietà. Ok. Tempo per andare a bere il caffè stimato quando sono un ragazzo, un minuto. Prendo e vado. Da adesso vedremo che ci metto. Pensa che dovrei anche avere una borsa e essere abbastanza femminile. Sì, infatti. Ma non riesco a farlo. Aia! No, dovevi andarci. Una vera donna passa con la punta dei piedi. Vediamo il signore, la reazione del signore. Male. Cioè, non c'è pace. Non posso neanche appoggiarmi da qualche parte. Grazie, grazie mille. No, guarda che mi chiude fuori, Cassun. Ha chiuso proprio. British! Guarda qua. Ci ho messo quanto per arrivare qua? Ho 10 minuti. 10 minuti. Sto soffrendo come non mai. Lui in poche parole sta al palo. Gente. Ma mi suonano! Fermo! Ma mi suonano! Guarda, non ti inquadro la faccia, ma faccio vedere che stai facendo una foto. Ah, ti posso inquadrare, ok. Cioè, la gente ti sta facendo le foto. Sì, adesso ho capito perché devi, ti vai a prendere sotto casa e le lasci davanti al ristorante. Perché cazzo è impossibile camminare una roba del genere. Nope. Signora, esperimenti sociali. Ciao! Posso comprare quella parrucca bionda? Quella sulla destra con gli occhiali. Cioè, tipica giornata che ci metti comunque 10 minuti a muovere. Ero già a casa a giocare alla PlayStation. Quella parrucca lì. Così? È poco elegante? Direi. Sono poi per non sentire male. Comunque sta veramente soffrendo, eh. Io ve lo dico. Missione parrucca fatta. Almeno la parrucca è bella, non è... Non è spettinata e quant'altro. Ah, pure lunga l'abbiamo presa. Ok. Usciamo. Sì, sì, è molto comodo, eh? Almeno. È molto sciolto. Sì, molto sciolto. Moltissimo, signore. Ok. Andiamo in ufficio. Allora, ragazzi, già abbiamo fatto il supermercato. È lì, 70 metri. No, raga, ma voi siete matte. Io non lo so neanche, avrò già le vesciche. Ma a parte che... Qua mi fa un male. Adesso capisco perché tutte le donne vogliono le giornate di 48 ore. Ma povere Criste, ci credo. Allora, mezzogiorno e mezza. Andiamo a pranzo. Risultato di 2 ore e mezza di camminata sui tacchi. Questo si sta già spaccando.
un po' più aggraziato però. Grazie per aver parcheggiato a 300 metri dall'ufficio. Non c'era posto. È bellissimo. Raga, c'è giusto qualcuno? Raga, ma che sei matto? Come fai? Ah, ora qua ti voglio. Vuoi provare? Non lo so. Non c'è, però. Ma zia, quando mi fa male il piede, non lo so se andremo. Non riesco a scendere. Scendo dritta, toglielo. Ciao, anzi, addio, amici, gli attraversamenti pedonali non sono mai stati così difficili. Guarda la posa però da America's Next Top Model. Ce l'ho, eh? Sì, sei un po' inarcata. A mangiare. Ciao Lele. Ciao. Sei preso da girare o? Ciao. Dio, grazie. Bene, il nostro pranzetto è finito. Adesso la giornata però purtroppo no. La giornata è ancora molto lunga. Devo fare ancora un sacco di sfide sui tacchi. Ma non demordo. Ma secondo voi da quanto sono sui tacchi? Forse una vita. Ma non riesco neanche io a mettere. Infatti vedi che sono immobile, non so. Avete suggerimenti? Cose da fare sui tacchi difficili? Noi corriamo. Correre? Ma ho paura che si rompano, poi è finito il video. Se lo rompo è finito il video. Lo faccio alla fine. Alla fine giornata. Ah, non lo so. Beh, io tengo questi per l'ufficio. Lei ha quelli là, corro anche io. Amo! Comunque a braccetto siete proprio belli, eh. Tutti stanno ridendo come dei matti. Sì? Sì. Io un po' meno. Facciamolo da vestito, ma come fai tu, donna, in un bagno pubblico a non appoggiarti e fare tipo cioè come fai? È impossibile, come fai? Ti metti così? È impossibile, come fate? A parte che mi fanno malissimo, cioè c'è tutto il peso sulle gambe, così ti scuota. Basta ridere! Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Benvenuti a Prova a essere donna. Caffèuccio? Non è colpa mia se non ci sono delle scale. Io ti consiglio di tenerti. No, ce la posso fare. La so cavoli. Fermo. Ma raga, è impossibile. Cioè, come si fa a scendere da... Cioè, come fanno a fare le discese? Cioè, mi va tutto sulla pianta del piede. Grata no. Raga, è impossibile fare una discesa di quel tipo con questi tacchi. Cioè, mi sta scoppiando la luce. Però è sempre ciottolato. Più tardi rimanete con noi perché dopo ovviamente andiamo sui San Pietrini con i tacchi. Cioè. No, prego. Arrivederci. La cosa... No, sì. Non è vero, non ci credo. Non è vero. Cioè, non c'è situazione più da donna di questa che arrivi a casa con i tacchi. Non è neanche stata fatta apposta. Raga, mi sto per mettere a piangere. Mi sto per mettere a piangere, non ci voglio credere. Cazzo, sto male, te lo giuro. Aspetta, mi saluto. Mamma, che male. È come camminare sugli spigli. Mamma. Oi. Ciao. Ma come cazzo? Mamma, non va l'ascensore. Ha fatto 6 piani. Ciao, così. Io volevo portarti giù, te lo giuro, ma dopo 6 piani a piedi, che adesso devo anche scendere, a me volti pure le spalle. Le considerazioni dopo 4 ore è che questa parte qua fa un male incredibile. Ho già le vesciche che ovviamente non vi faccio vedere adesso. Mi fa piacere perché non credo che nessuno abbia il coraggio di fare una cosa del genere. Devi vedere. Finalmente capirete cosa vuol dire per noi essere super, super fashion. Sempre. Per piacere agli uomini. No, guardate quanto è gonfio il mio piede. Cioè, a parte la venatura. Due salsicce, sembra.
No, vabbè. Veramente dopo tre rampe. Questi cazzo di capelli. Ah. Ci sei? No. Stai male? Sì. Tanto? Sì, comincia a farmi veramente male. Sì, quattro. Sono 4, 2, 6 ore più o meno. E sto soffrendo. Salve! Che l'hai qua? Niente, comunque una donna di mondo giustamente va anche a fare un aperitivo, so, un caffettino. Quindi andiamo, vediamo. Andiamo. Che c'è in giro questi paesi. Allora, andiamo. Prima un caffè e poi giù c'è sta banana. Questo comunque è un esperimento sociale. Sto provando a stare sui tacchi più tempo possibile. Ah, a lei piacciono i tacchi? È un feticista? Andiamo. Ho solo offerto il caffè. Stelline, buongiorno. Come va? Salve. È un esperimento sociale. Ma te di che questo? Di che? Scusate, ma possiamo dire che è una bella donna comunque? Posso farti una foto? Signora, mi faccio la foto! Lei a me! No, prima che le foto! Lei fa la foto a me! Se ti vuoi te la fumi? Devo sparbarmi! Sì! Fammi vedere i piedi! Signora, i piedi! Guardi! Guarda che foto! No, devo vedere il tacco! Sono un tacco solo! Tuo tacco! Tacco! Ma fai male? Marco 18. Ok, quindi io sto provando il dolore fisico. Ecco, e ti verrà mal di schiena se no, lo no, signora. Ma dato, ma così, minga quindi. So, qual è una spina, quella spina, la spina, la spina. Su questo consiglio noi ce ne possiamo anche andare. Amore mio. Ehi. Sei pronta? Sì. Ho messo anche un vestitino solo per te. Contentissimo. Tanto fa un freddo cane fuori, vero? Sì. Quindi si è abbassato un po'. Ho dovuto mettere solo un costume sotto appena appena, perché sennò, raga, avevo le mutande e il pacco di fuori. Non mi sembrava carino andare in un ristorante così. E adesso c'è la parte più difficile, cioè la cena e dopo i ciottolini. Allora, come sta andando? Cercando di schiacciare la frizione spingo, ma il tacco mi fa, mi tocca prima la parte e non riesco a schiacciare tutta la frizione. Non so come, ma ci siamo arrivati. Guarda che stacco di coscia, signori! Ce l'abbiamo fatta. Cioè, ti rendi conto? Sono lo zimbello anche dei miei amici. Sì. No. A meno male che non ho inquadrato proprio quando stavi accavallando le gambe. No, devi inquadrarlo. No! Quella grazia di... Really, bitch. Guardate. Cioè, li hai tolti solo per cambiarti. Eh? Li hai tolti solo per cambiarti. Ragazzi, sono qui con... Stefania. Stefania, che era a quel tavolo là in fondo. E lì? Si è messa giustamente a ridere. E la prima cosa che mi hai detto è come fai a stare... Coi tacchi. Notare. Mio Dio. Quanto riesci tu a stare sui tacchi? Questi tacchi. Seduta o in piedi? In piedi, amo, in piedi, amo. Dai. Ah, in piedi, camminando decentemente, un 10 minuti. Senti, la cosa più difficile secondo te era fare sui tacchi, questi tacchi qui? Non vale dire fare sesso. Ora, quanto sono gonfi secondo te da 1 a 10? 12. Periodico. Periodico pure. Dove stai andando? In bagno. Ce la fai? Sì, certo. Ma in quello dei uomini e delle donne. In quello delle donne. Sai cosa vorrà? Sai cosa? Fino là mangio gratis. Sai cosa vorrei io? Tipo che ci fosse la grata che ti alza la gonnellina. Così, eh? Quella... Oh. Pure sei così. Non vorrei. Ci voglio chiedere, ragazzi. No! Ok, cena finita. Raga, anche da seduti comunque le scarpe se fanno male, cioè non ci sono storie. Sì, è passato tanto tempo a lamentarti, in effetti. No, tantissimo, veramente ho sofferto tanto. Avrei ceduto prima, voglio solo arrivare a fare l'ultima cosa di San Pietrini, camminare, poi voglio lanciarli lontanissimo e comunque credo di avere già due o tre vesciche perché le sento proprio sotto. C'è anche il tram fermo, voglio vedere se provo a correre per prenderlo.
quanto ci metto, guarda quello lì, guarda quanto ci mette, 1, 2, 3, 4, 5, ma non è detto 6, che parte adesso, 7 secondi, secondo te se corro io? Fammi vedere i San Pietrini, San Pietrini. Tanto ci avrei messo una vita. Gordon, ti sfido. Eh? Ti sfido. A cosa? Devi correre in queste. Veramente? Eh? Sì. Ok. Come ci si alza dai tacchi? Impossibile. Io non ti aiuto, lo sai. Ok. Ragazzi, ci siamo? Madonna, si sta per rompere. Siamo arrivati in Duomo. Una camminata fatidica, mezzanotte e 02. Io ufficialmente mi arrendo. Basta. Basta, molli il colpo. No, basta. Sei matto tu. No, non si può fare. Non si può fare. Raga, è troppo di... cioè, troppo, mi fanno male i piedi da qua. A parte che guarda qua, guarda quanto è rosso. Porca miseria. Cioè, guarda quanto è rosso e quanto è gonfio. Aspetta, aspetta. Voglio far vedere. Beh, porca miseria. No! Io mi ritiro. Ho fatto il mio dovere. Questo è Gordon per il sociale. Ci vediamo alla prossima sfida. Io me ne vado. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Benissimo ragazzi, se siete arrivati fino qua vi ringrazio, vi chiedo di supportare questa serie con un bel like perché ci saranno un sacco di novità. E adesso vi dico più o meno che cosa ho capito. 1. Mettere i tacchi è veramente un'agonia. 2. Il cervello continua a ricordarti che stai soffrendo, quindi hai un nervosismo costante per tutta la durata della giornata. 3. Alcune cose basilari diventano impossibili, quali attraversare, andare in bagno, corricchiare perché magari sei in ritardo. Ma soprattutto se dobbiamo scendere a livello sociale, il fatto che se non sai camminare sui tacchi vieni presa in giro, se non li metti vieni vista magari come una ragazza grezza e poco femminile, penso che sia molto brutto in realtà. E oggi ho capito realmente che non devo più neanche permettermi di dire ah ma guarda quella come cammina sui tacchi, sembra una deficiente, perché mi sono sentito veramente stupido tutto il giorno a non riuscire a fare delle cose veramente semplici che di solito non mi creano nessun problema. In quel caso lì ogni cosa diventava impossibile, e quindi visto che non è che la società richiede che tu ti debba mettere i tacchi per forza, però diciamo che dal mondo maschile è ben accetto, cioè sono belle le ragazze sui tacchi, ci piacciono e vogliamo e a volte pretendiamo che quando si esca è ovvio che la ragazza mette i tacchi. Bene, da oggi se la mia futura ragazza si vorrà mettere le scarpe da ginnastica per uscire non batterò ciglio e non dirò assolutamente una parola.